Parliamo invece di cronaca. Sabato scorso in località Groppo di Tresana una grande festa attorno a Ivonne Ambrosi per i suoi 100 anni. Presenti anche il sindaco Oriano Valenti e naturalmente, come succede in questi casi, tutta la comunità e il paese. Vediamo il servizio di Fabrizio Del Giudice. A Groppo di Tresana si è svolto il 100° compleanno della signora Yvonne. Hanno partecipato tantissime persone provenienti da tutta Tresana e paesi vicini. Yvonne è nata nel 1909 ed ancora oggi gode di una salute discreta. All'arrivo a Groppo, accompagnata dalla figlia Rita, c'era ad aspettarla il sindaco Oriano Valenti, che l'ha accompagnata fino all'interno del circolo tra applausi delle persone presenti. Decine di persone, oltre che ad omaggiarla di fiori e di baci, hanno scattato fotografie ricordo, pensando al traguardo che la signora Yvonne è riuscita ad ottenere nonostante le avversità della vita e delle due guerre a cui purtroppo ha dovuto assistere. Il parroco della chiesa di Barbarasco, il medico curante della signora, non potevano mancare di certo. Il parroco stesso ha acceso le candeline per lei. La tavolata dei dolci, che le persone del Groppo hanno preparato per l'occasione, ha richiamato tutti i paesi limitrofi, ma sentiamo anche alcune dediche di persone presenti. Grazie Ivonne per l'esempio che ci dai e ci trasmetti. Auguri per oggi e per gli anni a venire, che speriamo siano ancora tanti, affinché tutti noi potremo godere ancora a lungo della tua necessaria presenza. Prima della fine della festa, il sindaco Oriano Valenti, con la fascia tricolore indossata, fa un breve discorso e dona alla famiglia la pergamena con l'atto di nascita di Yvonne. Quindi la pergamena, ecco, che riporta l'estratto dell'atto di nascita del 9 novembre del 1909, recita: Comune di Tresana, Ufficio dello Stato Civile, estratto per riassunto del registro degli atti di nascita, parte prima numero 130, anno 1909. Dal registro degli atti di nascita di questo comune, scusate, qui. Parte numero sopra indicati, risulta che il giorno 9 del mese di novembre dell'anno 1909 è nata in Tresana Ambrosi Renata e vengono riportati poi successivamente anche le annotazioni di matrimonio. Il 26 gennaio del 1935 in Tresana sempre si unì in matrimonio con Brunetti Aldo. Tra applausi di persone emozionate, Yvonne ci ha voluto donare queste splendide immagini girate dal cameraman Fabrizio Del Giudice il giorno prima della festa. La nonnina di Tresana recita la filastrocca della cicala. Solo ride bene che è stata lavoro. Brava! Nella foto in bianco e nero sono riportati il papà e la mamma di Yvonne, classe 1890. Da tutti noi, Yvonne, auguri. E benissimo, anche la nostra emittente si aggiunge a tutta la comunità tresanese per formulare anche in ritardo gli auguri a nonna Yvonne.